Del Piero indica la strada. Lombardo bacia la coppa. I giocatori portano in trionfo Lippi. Boxic folgora il Manchester United. 1-10-100 Juventus. La cronaca è diventata storia. La storia epopea. Sullo sfondo della terza puntata brillano il 20° scudetto, quello della seconda stella, e il primo trofeo internazionale, la Coppa UEFA del 1977. Conta più un grande goleador o un grande dirigente. La storia della squadra è anche la crescita della società. Vettore Catella, pilota provetto, è stato presidente dopo Umberto Agnelli e prima di Giampiero Boniperti. Socialdemocratica, così l'avvocato definì la sua Juventus. Non brillante, ma tenace. Allo stile artigianale degli anni 60 ha fatto seguito il periodo dei grandi manager. Italo Allodi, Pietro Giuliano, fino a Roberto Bettega, che sta seguendo le orme di Boniperti, prima giocatore, poi dirigente. Tutto passa, tutto si evolve, nello sport come nella vita. Adesso fra società per azioni e quotazioni in borsa si combatte a suon di miliardi su tutti i fronti. E se un tempo Boniperti come premio partita chiedeva mucche gravide, oggi il brasiliano Ronaldo da solo vale più di 150 miliardi. Proprio un altro mondo. Le mucche a Boniperti erano un fatto personale. Ogni volta che segnava un gol, dico vado in frattura, nella tenuta e prenda una mucca. Questo non ha che, le retribuzioni dei grandi giocatori sono sempre stati molto cari. Dai tempi di Orsi, di Cesarini, di Ferrari, a tutt'oggi sono stati sempre cari. Per quanto riguarda le valutazioni, ricordo lo shock che fece quando il Napoli comprò Jepson per 100 milioni o 105 milioni negli anni 50, che corrispondeva all'incirca come shock allo shock che farebbe oggi 100 miliardi di Ronaldo. Io non ho sempre ritenuto che questi prezzi enormi per i giocatori fanno del male soprattutto all'immagine di chi li compra, non che siano un cattivo affare, credo che possano anche essere un buon affare, però sono un affare impopolare. I simboli del nuovo sono lo sponsor e il pullman della squadra, più che un pullman, un'astronave. Partecipare non basta più. L'importante è vincere tenendo d'occhio il bilancio, come ben testimoniano fra una coppa e l'altra, il piglio di Antonio Giraudo e lo sguardo di Luciano Moggi, gli architetti dell'ultima grande Juventus. Il mio debutto è stato il 2 di marzo del 47. Vedi, questa è la mia prima maglia che mia mamma mi ha conservato. E abbiamo giocato col Milan, abbiamo perso 2-1 in casa. Ho fatto quell'anno lì 6 partite, ho fatto 5 gol. Allora la Juventus mi ha fatto partire titolare l'anno dopo. 50 anni al servizio della Juventus. Nessuno come Giampiero Boniperti. Chi meglio di lui può spiegarci se quel calcio era davvero così diverso e lontano dal calcio business di oggi? Il mio calcio sicuro. Da giocatore sicuramente. Io mi allenavo al giovedì perché c'era la partita, il venerdì un pochettino bagno e massaggio e poi magari venivo a cambiarmi prima della partita, un'ora prima, stavo a casa, insomma si dormiva a casa, non c'era ritiro, non c'era niente e c'era meno pressione, nervosa, quello che rovina qualche giocatore, non solo i giocatori ma anche i dirigenti e anche i tifosi che seguono la squadra. Poi come dirigente, insomma, da 10 anni a questa parte, 15 anni a questa parte, le cose sono cambiate veramente molto, ecco. È cambiato molto il calcio.
Boniperti ha fatto la storia dei derby. I derby hanno fatto la storia di Boniperti. I derby sono sempre stati delle partite al di fuori delle partite normali di calcio, specialmente i derby di Torino. Mi ricordo un aneddoto, io andavo a mangiare da Tolmino, Tolmino era un tifoso del Torino, sono andato diverse volte e in una partita, mi ricordo, io giocai mediano in quanto si era fatto male Boldi, si è fatto male un ginocchio, passai mediano e eravamo in 9 contro 1, non contro, in 10 contro 11 non si poteva ancora sostituire i giocatori, non c'era ancora la panchina. Io ho dato 3.000 calci per non uscire perdente dal Philadelphia e la palla a un certo punto andò vicino alla rete e andai per prenderla. Dietro chi c'era? Tolmino. Mi ha insultato per 2 minuti e io ho detto: ma cosa fai? Tu sei diventato matto? Questo era veramente il derby di Torino e questo è il derby di Torino. Con o senza Charles vicino, le sue partite in tribuna da presidente duravano un tempo, toccata e fuga, quasi un rito. Nessun rito, ma forse una necessità e una tranquillità nel senso che io andando via al primo tempo, andavo dopo aver stato con i giocatori negli spogliatoi, aver parlato un pochettino con loro, se perdevo, dicevo beh ci sono ancora 45 minuti e speriamo di vincere, se vincevo andavo via tranquillo. Certamente poche volte andavo a casa, mi giravo tutta la collina e poi non sentivo nessun risultato. Qualche volta andavo a casa, facevo qualche solitario e alla fine poi sentivo le partite. Ha portato alla Juventus tanti assi stranieri il presidentissimo, da Brady a Platini, e aveva bloccato anche il più grande di tutti, Diego Armando Maradona. Maradona gli ho fatto il contratto, $1 milione. Come prestito per un anno nell'81. Sono andato con il dottor Giuliano, che era il mio segretario, siamo andati a Buenos Aires, abbiamo fatto il contratto, ci ha accompagnato Sivori, quindi abbiamo dei testimoni. Lui mi chiamava già presidente, caro presidente, caro presidente. Poi purtroppo l'attuale presidente dell'Argentina non mi ha dato il visto, prima non mi ha dato il cartellino di passaggio, ecco. Quasi tutte le Juventus di Boniperti hanno lasciato segni indelebili. Scegliere la più forte non è facile. Molte squadre hanno dato molto a questa maglia, però io sceglierei una così sentimentale, ecco, quella che era tutta italiana, che abbiamo vinto la Coppa UEFA a Bilbao e subito dopo abbiamo vinto il campionato a Genoa con la Sampdoria, abbiamo vinto 2-0. Credo che questa con i Boninsegni, i Benetti, i Bettig e tutti gli altri sia stata una Juventus molto forte, molto determinata e dura da battere. Juventini si nasce o si diventa? Beh, si nasce e si diventa, perché a un certo punto chi è intelligente e un po' furbo fa il tifo per la Juventus, così soffre meno nella vita. Gli anni 60. L'Italia scopre il boom. Gli studenti scendono in piazza. L'uomo va sulla luna. Intanto la Juve di Boniperti, Charles e Sivori coglie l'ultimo scudetto nel 61 sotto la guida di Carlo Parola. Boniperti si ritira. Finisce un ciclo. A Umberto Agnelli subentra Vittore Catella. Milan e Inter prendono il sopravvento. Dalla Spagna arriva un guerriero irriducibile dal nome luminoso, Luis del Sol. Come allenatori la Juve guarda al Sud America. Paolo Amaral, brasiliano, gioca a zona ma non ha fortuna. Andrà meglio con il paraguayano Heriberto Herrera, un maniaco della tattica e della preparazione atletica. Per questo lo chiamano ginnasiarca. Per questo litiga con Sivori, che va in esilio a Napoli. Nasce la Juventus del movimento,
anticipo di quel calcio totale che porterà all'eresia dell'Ajax di Cruyff con Giampaolo Menichelli all'ala sinistra, del Sol Cinesigno e Leoncini a centrocampo, Vercellino, Castano e Salvadore in difesa. Il duello degli Herrera, Elenio contro Eriberto, infiamma i tifosi. La Juventus operaia strappa all'Inter mondiale la Coppa Italia del 1965. 1-0 all'Olimpico, gol di Menichelli. E al culmine di una formidabile rimonta, lo scudetto del 1967. Decisione all'ultimissima giornata. La Juve riceve la Lazio e vince 2-1. Questo è il gol di Vercellino, cui seguirà la rete di Zigoni. Sorpasso, trionfo, spogliarelli. E scudetto numero 13. Catella lascia. Il 13 luglio 1971 gli Agnelli affidano la presidenza della Juventus a colui che da giocatore ne era stato il capitano e la bandiera, Giampiero Boniperti. La Juve bonipertiana gioca, diverte e vince. Subito due scudetti nel 1972 e 73. Una galleria di giovani talenti e illuminati maestri. L'arrembante eleganza di Bettega, lo stile di Capello, i guizzi rapaci di Anastasi, l'incedere sornione di Haller, l'estro di Causio. Milan e Inter non hanno scampo. Guardate Causio che numero contro l'Inter. E il gol di tacco di Bettega a San Siro contro il Milan. Persino Paron Rocco si toglierà il cappello. Secondo tradizione, i dolori e le arrabbiature arrivano dai derby con il Torino e dalle fucilate di Giorgio Ferrini. Improvvisamente Dino Zoff e con lui quel vecchiaccio di José Altafini. Boniperti bada alla classe, non all'età. E il 20 maggio del 1973 è il Milan a farne le spese. Travolto a Verona e scavalcato allo sprint dalla Juve, vittoriosa per 2-1 all'Olimpico sulla Roma con questo bolide di Antonello Cucurella. È un altro scudetto vinto all'ultima giornata, come quello eribertiano del 1967. Čestmír Dikpalek, l'allenatore, al fischio dell'arbitro invade il prato dell'Olimpico a sigaretta spiegata. La marcia verso la seconda stella continua, tra abbracci e bandiere al vento. Per adesso siamo a quota 15. Nel 1974, l'anno in cui anche l'Italia dice sì al divorzio, si impone la Lazio di Giorgio Chinaglia. Carlo Parola avvicenda Dikpalek. La replica della Juventus non si fa attendere, scandita dalle prodezze di José Altafini e Pietro Anastasi contro la Sampdoria. In classifica i bianconeri precedono il Napoli, i cui tifosi ancora oggi non hanno perdonato al loro ex idolo José, core ingrato, questo gol a Torino di carambola che decise le sorti del campionato. È il 16° squillo. Ma qual era il segreto di questa Juventus?
Nel calcio non è che ti si conceda di mettere sul tavolino prima della partita le due formazioni, dire questa è più forte, non andiamo in campo a vinto. Devi andare in campo a dimostrarlo, devi andare in campo a conquistarti la vittoria. Se noi lo facevamo era perché ci lavoravamo come lavoravano gli altri, non dico un po' di più, ma almeno, ma sicuramente alla pari, andavamo in campo e riuscivamo a vincere. Cioè non era il regalo capitato dal cielo, un po' di fortuna nella vita ci vuole sempre, ma era soltanto appunto il chiudere questo quadro, questo cerchio e raggiungere il proprio obiettivo. È chiaro che dobbiamo, o mi reputo sicuramente un fortunato di aver fatto la carriera nella squadra che era, di cui ero tifoso, una città in cui sono nato e che si chiama Juventus. Però tutti questi successi sono stati soltanto il chiudere appunto questo ciclo di lavoro, di fatica e di sacrifici. Nel 1976, dopo lo scudetto del Torino, Boniperti spiazza tutti. Il nuovo allenatore sarà Giovanni Trapattoni, biondino come lui, ex gregario di Rivera al Milan. Tardelli e Scirea danno il benvenuto a Bobo Gori. Per adesso cammina Antonio Gabrini, il bell'Antonio, ma presto metterà il turbo. Dal Milan, in cambio di capello, arriva questo cowboy dai baffi di ferro e le cosce di cemento, Romeo Benetti. E dall'Inter, in cambio di Anastasi, un altro spuntone di roccia, Boninsegna. È un mercato che non piace ai tifosi, i più estremisti dei quali imbrattano i muri di casa Boniperti. È un mercato dal quale uscirà una delle Juventus più forti di sempre, quella dei 51 punti e della Coppa UEFA. La partita della svolta per la prima Juve del Trap è a San Siro, il 7 novembre del 1976, contro il Milan dell'ex Capello. I rossoneri vanno sul 2-0, rasoiata di Calloni, autorete di Tardelli. Sembra finita. Invece no. Causio arma la testa di Bettega, poi Benetti e ancora Bettega ribaltano la situazione. Se Rivera con il numero 7 è davvero un caso singolare, presto gli urli e i pugni chiusi di Trapattone in panchina non faranno più notizia. Provateci voi a fermare questo caos. E guai a dire che la Juve di Furino, Benetti e Tardelli è soltanto concretezza, cinismo. Chi è che l'ha detto? Io credo di no. La Juventus giocava bene, faceva gol, vinceva, ha fatto dei grandi campionati, ha vinto tutto quello che c'era da vincere. Concretezza sicuramente, perché le grandi squadre hanno sempre concretezza, come la Juventus di adesso. Però anche esprimeva un ottimo gioco in alcuni momenti. Regina d'Italia, Cenerentola in Europa. È un vuoto che la Juventus comincia a colmare a partire dal 1977. Già nel 73 si era spinta sino alla finale della Coppa dei Campioni, ma a Belgrado aveva trovato l'Ajax di Cruyff e soprattutto Rep. Il primo trofeo internazionale è la Coppa UEFA, contesa in due vibranti finali ai baschi dell'Athletic Bilbao. A Torino segna Tardelli, a Bilbao ci pensa Bettega e poi è assedio sotto il diluvio. La sconfitta di misura 2-1 non impedisce a Claudio Gentile di sollevare la Coppa, la prima della Juventus e l'unica nella storia del nostro calcio conquistata da una squadra tutta italiana. E 4 giorni dopo altra festa, a Marassi questa volta, Sampdoria 0, Juventus 2. Juventus punti 51, Torino 50. Signora e signori, ecco a voi il 17° scudetto. La Juventus vincerà il titolo anche nel 1978, davanti al sorprendente Vicenza di un certo Paolo Rossi. È l'anno dei mondiali d'Argentina. Enzo Berzot trasferisce in nazionale il blocco Juve, 9 giocatori. L'Italia si classifica al 4° posto dopo aver dato spettacolo. Ma è il derby della Mole, la colonna sonora degli anni 70. Classifica assoluta e prestigio cittadino. In palio c'è tutto.
Il toro del poeta del gol, Claudio Sala, e dei gemelli Pulici e Graziani. La Juve di Boninsegna, di Bettega, di Tardelli. Quel toro, allenato da Gigi Radice, sprigiona un pressing famelico e si muoveva in branco all'olandese, soprattutto nell'uscire dalla propria area. Presto sarebbe diventato un modello. Per batterlo spesso doveva sganciarsi Scirea dalle retrovie. Era dai tempi del grande Torino che i tifosi granata e bianconeri non sentivano il derby in maniera così emotiva. Quando c'è una partita Juventus-Torino, in questo non è che condiviso né dalla più parte dei tifosi né dai giocatori o ex giocatori della Juventus, ho sempre trovato che la partita col Torino era la meno piacevole da vincere e la più spiacevole da perdere, quindi non mi è mai piaciuto andare in derby. Se poi lei mi chiede se ho pensato a un dato momento alla possibilità di una fusione fra le due squadre, la risposta è sì, perché ritenevo che era molto oneroso e difficile tenere in piedi due squadre della Serie A in una città come Torino e che la composizione, delle, chiamiamo il termine industriale, delle sinergie degli uomini che c'erano in certi momenti avrebbero potuto fare una grandissima squadra. Detto questo, ogni volta ho constatato un blocco per l'impopolarità di proporre l'operazione. Blocco e impopolarità sia fra la gente della Juventus che fra la gente del Torino. Nel 1979 Gianni Rivera si ritira con lo scudetto della stella milanista sul petto. Nel 1980, anno della riapertura delle frontiere, tocca all'Inter di Bersellini. Due stagioni a rimorchio, Boniperti scalpita e provvede subito. È sbocciato Gabrini. Dall'Arsenal è stato prelevato l'irlandese Liam Brady. Gli sfidanti al titolo, ora che il toro ha mollato, sono la Roma e la Fiorentina. All'ombra di Causio, Strappattoni plasma un'ala dalla falcata da quattrocentista, ma fragile di carattere, Domenico Marocchino. Da un suo corner nasce l'ennesimo gol di Scirea, e sempre in un derby. Poi Nanu Galderisi, di cui si ricorda una strepitosa tripletta al Milan. 1981, 19° scudetto. 1982, 20° scudetto e seconda stella. Più un titolo mondiale dell'Italia a Madrid che ha per protagonisti ben 6 bianconeri. Zoff, Gentile, Cabrini, Scirea, Tardelli, Paolo Rossi. Fra Gentile che dribbla i tifosi in festa, Tardelli e Brio che preparano in allenamento nuove sfide e nuovi successi, un Cabrini acrobatico e i gol di Virdis, non dovrebbe essere difficile spiegare perché la Juve è sempre la Juve. Io credo che il segreto di quella squadra fosse la fortuna di
di formare una squadra, cioè questa squadra era formata da elementi che a livello caratteriale erano molto forti, cioè erano dei vincenti, prima, più che essere prima dei campioni, dei fuoriclassi, erano soprattutto dei vincenti. Io penso che su 11 che scendevano in campo ce n'erano 14 con la mentalità vincente, cioè oltre a quelli che stavano in panchina, quindi direi una squadra che già partiva con una vittoria psicologica sull'avversario. Liam Brady, un signor giocatore, un giocatore signore. Così faceva gol, così li faceva fare. Aveva un sinistro musicale, ora fruscio di pennello, ora rombo di tuono. Quando a Catanzaro trasformò il rigore che avrebbe dato alla Juventus il 20° scudetto, anche questo in volata sulla Fiorentina, la società lo aveva appena scaricato per far posto a Michel Platini. Brady è stato un ragazzo straordinario. Per una società cedere Brady è la peggior cosa che uno può fare nel venderlo, nel lasciarlo andare via. E noi potevamo tenere solo due stranieri. Gullit era già fatta. Dovevo darlo all'Atalanta per un anno e poi l'avrei preso l'anno dopo. I regolamenti erano quelli, ma potevo prendere Gullit in quell'anno, Rijkaard, Brady. Oggi, per esempio, nella Juventus giocano 6 stranieri, noi solo 2. Pensi avessimo potuto aggiungere altri 3 o 4 in quel periodo, con quella squadra dei Scirea, dei Gentile, dei Cabrini, degli Zoff, dei Platini, dei Boniek, di Rossi, dei Bettega, cosa avremmo potuto fare? Viri Rosetta è stato giocatore e allenatore. Carlo Carcano ha modellato la Juventus del quinquennio. Umberto Caligaris, che con Combi e Rosetta formò un trio leggendario, ha diretto una Juve di passaggio, crepuscolare. Federico Munerati, detto Ricciolo, lo ha imitato in tutto, a cominciare dalle alterne fortune. Dopo Farfalino Borel, che trasferitosi in panchina ha pilotato la squadra prima e dopo la Seconda Guerra Mondiale, ecco Renato Cesarini, ha il grande merito di aver lanciato in prima squadra Giampiero Boniperti, qui a colloquio con William Charles, Carlo Parola e Gunnar Green. Ancora Cesarini, ancora Parola, che da tecnico ha dato ben 3 titoli, l'ultimo nel 1975. I suoi ordini arrivavano ad assi del calibro di Boniperti, suo ex compagno, Charles e Sivoli. Torso nudo e piglio da istruttore di West Point. 1, 2, 1, 2. Heriberto Herrera era così. Omar Sivori litigò al primo esercizio. Perché avevate dei dubbi? Armando Picchi fu una pagina tanto intensa quanto dolorosa. Italo Allodi gli aveva affidato la nascente Juve degli anni 70, l'ora più malincurabile. Al suo posto venne precettato il pacioso e competente Cesmir Wikpalet, boemo, zio di Zeman. Aggrappati alla sua sigaretta gli scudetti del 1972 e 1973. Due stagioni nel segno di Carlo Parola, con un campionato vinto e uno perso, quello della rimonta granata. E comincia l'era di Giovanni Trapattoni. 6 titoli e tutte le coppe in 10 anni, dal 1977 al 1986, con i sigilli di Bettega, Tardelli e naturalmente Platini. Si sono occupati
accumulati moltissime emozioni, l'entusiasmo, il pericolo di questa avventura con questa squadra così popolare, così famosa, con dei giocatori famosissimi, e mi ero proposto il massimo impegno pur di poter sfondare. Di anno in anno c'è stata questa meravigliosa avventura, meravigliosissime esperienze, anche se purtroppo qualcuno in Coppa di Campione è stata delusa. Però mi sembra di poter dire che mi sono levato veramente delle grosse soddisfazioni unitamente alla società, unitamente ai giocatori. Mi è andata bene, ci sono riuscito. Con Dino Zoffi in panchina arrivano Coppa Italia e Coppa UEFA. Meriterebbe la conferma, ma la società si era impegnata con Gigi Maifredi, un allenatore istrionico, juventino sfegatato, innamorato del gioco a zona. È la prima Juve di Roberto Baggio. L'avventura finisce male. Settimo posto e niente coppe europee. Gli Agnelli richiamano d'urgenza Boniperti, dimessosi il 5 febbraio del 1990. E Trapattoni. In panchina il Trap è uno spettacolo. Fischia, gesticola, si dimena, smoccola. Ma il Milan è di un'altra categoria. E così, in tre anni, la sua Juve non raccoglierà che una Coppa UEFA e due secondi posti. L'ultima rivoluzione sopraggiunge nel 1994. L'uomo nuovo è Marcello Lippi. Per l'avvocato, il più bel prodotto di Viareggio dopo Stefania Sandrelli. La Juventus volta pagina. Ma non è cambiata soltanto la squadra, è cambiato tutto in quell'anno lì. C'è stato un cambiamento drastico. Dal magazziniere, no, magazziniere è sempre lo stesso per dire la verità, dal vicepresidente esecutivo all'amministratore, tra direttore generale, allenatore, staff tecnico, massaggiatore, tutto è cambiato, e anche parte della squadra. Abbiamo cominciato il nostro ciclo, fortunatamente abbiamo avuto la fortuna di vincere subito il campionato e poi sono venute le altre vittorie e non è che abbiamo trasformato niente, abbiamo costruito qualcosa. Lippi ricostruisce Vialli, facendone il leader della squadra, e forgia una Juve di ferro senza mortificarne la fantasia dei solisti, da Zidane a Del Piero. Beh, la Juventus di oggi sta dimostrando veramente di essere una grande squadra, è condotta molto bene da Lippi, che assomiglia a Trapattoni, insomma, come persona, come serietà, come intenditore, come personaggio, insomma, per bene. E credo che per qualche tempo si sentirà ancora parlare di questa Juventus. Il fidanzato d'Italia, il bell'Antonio. Al di là delle etichette che crepitavano di stadio in salotto, Antonio Cabrini è stato uno dei più eccelsi terzini di spinta che il calcio italiano abbia mai avuto. Direi che alla Juventus i 13 anni miei di Juventus sono stati 13 anni di grandi soprattutto di grandi traguardi, e aver contribuito a fare, diciamo, gli anni 80 della Juventus ad altissimo livello, questo mi fa un immenso piacere. Compagno di Platini, avversario di Maradona, più di così. Beh, a parte Platini e Maradona, in quei tempi, in quei bei tempi, c'erano altri fior di calciatori, grandissimi. Erano anni dove c'erano grandi campioni, dove c'era anche del buon calcio, dove c'era soprattutto una grande Juventus. La Juve del collettivo, la Juve degli artisti, ci sono dei punti in comune? Io dico di sì, a parte che non si possono fare dei paragoni precisi tra la mia Juventus, quella degli anni 80, e questa Juventus. Due grandi squadre, questo bisogna giustamente dirlo, perché questa è una Juventus che è nata dal niente dopo un periodo, diciamo, buio, è nata dal niente, però si è dimostrata una squadra molto, molto competitiva. La Juventus degli anni 80 era una squadra molto potente, formata da grandissimi campioni che davano un gran numero di giocatori alla nazionale. Lei che l'ha indossata può dirlo, la maglia bianconera ha davvero un peso speciale. L'avrà sempre, un qualcosa in più di tutte le altre.
Lo stile bianco-nero, la maglia bianco-nera, una volta indossata ti rimane sempre dentro. Io ho fatto, come ho detto prima, 13 anni in questo ambiente, sono stati 13 anni fantastici, sono stati i 13 anni che mi hanno segnato sotto l'aspetto non soltanto professionale, ma anche mi hanno cresciuto nella vita di tutti i giorni. E quindi il colore bianco-nero per me rimane sempre il colore più bello e più importante. Gregari, portaborracce, attori non protagonisti, ma fino a un certo punto. Castano era un fior di difensore. Vercellino primo prendeva il mondo a testate. Per Del Sol comandare era davvero servire. Tardelli un gregario? Non scherziamo. Tardelli era tutto, difensore e goleador. Massimo Bonini incarna la tradizione. Correva per Platini e ogni tanto persino davanti. Angelo Di Livio è l'emblema dell'ultima covata. Lo chiamano soldatino per lo spirito di servizio. Cuore e testa, polmoni e garretti. Tutto è sempre in funzione della squadra. Ma il giocatore che più di tutti ha esaltato la figura del gregario è stato Beppe Furino, un monumento all'ardore. Con Giovanni Ferrari è l'unico ad aver vinto 8 scudetti. Questo è l'ultimo. Stagione 1983-84, penultima giornata, Juventus-Avellino 1-1. Trapattoni lo manda in campo per onorare l'atleta e lucidare il primato. Il Furino di oggi nella Juventus, si parla, Deschamps si paragona a me, ed è un ottimo giocatore, un ragazzo che ha capacità tecnica, fiato, corsa, determinazione. Io mi rivedo anche molto, a volte, in Conte, che è un giocatore a tutto campo, capace di ripartare bene l'azione. Sono due giocatori nei quali mi rivedo ogni tanto. Carissima vecchia signora, buon compleanno. Sei vecchia, perché 100 anni sono tanti,
sei giovane, forse non ti ho mai visto io così giovane come adesso, sembra quasi che tu perda quando vuoi.